quando parte. siamo. Sì, appena vediamo in alto live significa che ci siamo. Ok, lode, C'è, Signore, ecco. grazie. Grazie, Benedetto tu sei, Signore, lode e gloria a te, grazie. Signore. Grazie, grazie. Benedetto il tuo Ringraziamo, nome, Signore, Signore, ti lode. Sei lodiamo, ti benediciamo, ti grazie, attiriamo. grazie. Lodiamo, Sei ti benediciamo. meraviglioso, Beato Signore. sei tu, Signore, per Alleluia, che l'onore, la bello, gloria. Signore, essere ancora qui insieme Tanto, col tanto cuore sei tu, aperto Signore. e inneggiante a te, malgrado tutto. Anzi, Grazie, grazie. soprattutto, Grazie. sopra a tutto questo, non Tutto. malgrado tutto, sopra a tutto questo, Signore, sei straordinario, sei davvero il nostro orizzonte, Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo e vogliamo subito metterci la tua presenza nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie, Signore. Grazie, Benedetto grazie, tu sei, grazie. Signore. Grazie, lode a Lode e te, oh gloria a Signore, ti te, Signore. ringraziamo, Signore, tu lode. sei tutto. Lode ogni Grazie, Signore. benedizione. Benedetto sei Vogliamo tu, cominciare a grazie. esaltarti con il canto. Ricordatevi di chiudere l'audio e lasciamo che davvero questo canto ci armonizzi nel Signore. Signore, tu sei il vivente, tu sei che colui che ha generato la vita stessa perché tu sei vita e sei colui che in questo momento sei l'unica nostra speranza di vita, Signore. Sei una vita che fluttua, una vita che si riproduce, una vita che è infinita, Signore, perché è la tua stessa natura, Signore, una vita che prorompe. Per questo in questo momento, Signore, non malgrado tutto come abbiamo detto prima, ma soprattutto noi lodiamo te, Signore. Teniamo gli occhi fissi su di te, camminando su queste acque e davvero volendo vedere questa luce che c'è in fondo a questo tunnel ed essere accompagnate su questi sentieri di giustizia. Alleluia, Signore, lode e benedizione a te. Ti lodiamo e ti benediciamo. Grazie. Lode e benedizione a te, Signore. Grazie.
Alleluia, Signore. Posta davanti, a destra e a sinistra, io vado avanti con Lui, il mio Signore. In mezzo alle prove, sfidando la morte, la fede nel cuore mi ha reso più forte per Lui, il mio Signore. Che posta davanti, a destra e a sinistra, vado avanti con Lui, mio Signore. In mezzo alle prove, sfidando la fede nel cuore, mi ha reso più forte per Lui, mio Signore. Niente potrà fermarmi, avanti andrò, arriverò alla meta, ci riuscirò, ci riuscirò, ci riuscirò, ci riuscirò. Avanti, avanti! Niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Niente potrà fermarmi, avanti andrò, arriverò alla meta, ci riuscirò. E lo dichiariamo insieme. Ci riuscirò, ci riuscirò. Ci riuscirò, niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Niente potrà fermarmi, arriverò alla meta, perché colui che ha vinto vive in me. Niente potrà fermarmi, avanti andrò, arriverò alla meta, ci riuscirò. Sì, Signore, un grido di giubilo, Signore, che fa innalzare il nostro cuore. Ci riuscirò. E vogliamo dirlo insieme. Ci riuscirò, Signore, ci riuscirò. Siamo certi, Signore, di riuscirci, perché al di là di quello che vediamo, Signore, noi abbiamo davanti un orizzonte infinito. Per tutte le cose del mondo c'è una finitezza, c'è un punto di chiusura, ma per te, Signore, c'è un punto che è infinito, che è sempre al di là, Signore, va sempre oltre. E in quell'oltre dove c'è vita, dove c'è speranza, dove c'è gioia, dove c'è pace, dove c'è guarigione, liberazione, dove c'è abbondanza, dove c'è, Signore, tutto ciò che a noi serve. E noi per questo vogliamo lodarti e benedirti. Grazie, Signore. Lode e gloria a te.
E anch'io, Signore, ti voglio ringraziare, lodare e benedire, Signore, per questo canto, Signore, perché è vero, Signore, tu vivi dentro di noi, tu hai vinto per noi, Signore Gesù, e anche per noi questo qua è proprio quell'incoraggiamento che tu ci doni per andare avanti, Signore, perché è vero, con te, Signore Gesù, possiamo affrontare questa situazione. È vero che tante volte le voci del mondo ci vorrebbero crollare, ci vorrebbero demolire, ma con te, Signore, tutto possiamo. E allora, Signore, ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire per questa forza che dai ad ognuno di noi. Ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire, Signore, perché noi ci riusciremo, Signore, in qualsiasi ostacolo, in qualsiasi difficoltà, Signore. E attraverso l'amore, ma attraverso la fede, Signore, veramente spostiamo questa montagna e la buttiamo nel mare. Veramente spostiamo questo gigante, Signore Gesù, e lo demoliamo. Grazie a te. Allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, veramente, perché questa serata sia una serata di liberazione non solo per noi, ma per tutti quei coloro che ci ascoltano e si prendono coraggio che tu, Signore, sei con noi. E se tu sei con noi, o Signore Gesù, nessuno può essere contro di noi. Amen. Grazie, Gesù. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo. Sì, oh Signore, davvero ci riusciremo, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. E allora grazie, Signore, per questa consapevolezza che l'esperienza ci ha dato, l'esperienza con te ci ha dato, che tu sei sempre con noi, Signore, e anche se attraversiamo una valle oscura, tu sei con noi e ci tieni per mano. E dunque ci riusciremo, Signore, malgrado tutto, malgrado la situazione, malgrado la nostra magari paura o poca stima, con te, Signore, ce la faremo, perché tu sei fedele, Signore, al di là dei nostri limiti. Tu sei fedele e tu sei il Signore. Grazie, Gesù, lode e gloria a te. Benedetto sei tu, Signore. E io ti ringrazio, Gesù, perché la preghiera supera il tempo e lo spazio. Grazie perché non esistono barriere che possano bloccare la preghiera. E questa sera allora io voglio intercedere nel tuo nome potente per alcuni miei amici cari che stanno passando dei momenti veramente drammatici. Uno dovrà essere operato e stare lontano da casa per mesi senza poter vedere nessuno perché con il Covid non possono entrare in ospedale. E io sono sicura che tutte le nostre preghiere gli arriveranno potentemente, e tu sarai con lui in ogni singolo momento, Gesù, e ogni cosa andrà per il meglio. Grazie Gesù per questo potente strumento che ci tiene tutti uniti, perché le anime sono unite in un'unica comunione grazie a te. Grazie Gesù, perché non siamo mai veramente separati. Ti ringrazio Gesù. Anche io ti voglio ringraziare, Signore. Ti voglio chiedere di aiutare una persona che è lì tra la vita e la morte, non per il Covid, tanto per cambiare, che ormai è di moda sto Covid, purtroppo. Però questa persona non so più come fare a vivere, gli pesa tanto essere viva. Io ti chiedo che di amarla, perché il tuo amore guarisce, di entrare, mandare il tuo spirito, il tuo soffio di vita dentro questa persona e anche a quelle che la circondano, perché anche le persone che la circondano hanno un po' di timore di guardare la realtà com'è, perché tutti abbiamo paura della morte, questo passaggio di questa nuova nascita per noi, no? Ma fondamentalmente siamo umani e la paura a volte ci fa sdraiare col pensiero, no? Ti chiedo di allontanare da queste persone e delle cose tipo, non so, io ti do, tu mi dai, quel Dio di una volta, di una vecchia religione che è una religione che relegava. Tu sei un Dio d'amore, tu sei un Dio che dai e basta, perché dai a ognuno di noi ciò che ha bisogno, perché l'amore non è uno scambio, non va prezzolato, no? Non ha un prezzo l'amore, l'amore è inestimabile. Quindi Signore, dona un soffio di vita a questa persona e quella che la circondano, aiutale, perché fai vedere a tutti, Signore, rendi vivo il tuo amore, perché tutti possiamo capire quanto ci ami. E tutto quello che hai creato per noi, Signore. Ti lodo e ti benedico per questa guarigione che darai. Sono sicuro che questa persona starà meglio.
non so come, ma lo sai te, Signore. Ti lodo e ti benedico, ti ringrazio. Grazie, Gesù benedetto. Santo tu. Grazie, grazie Gesù. Ti voglio ringraziare, Signore, perché tu sei veramente il Dio dell'impossibile. Con te tutto diventa possibile, Signore, e noi ne siamo certi di questa cosa. E questa cosa, questa sera, noi vogliamo metterla come sigillo nel nostro cuore, questa verità, questa certezza che tu sei il Dio dell'impossibile, che tu puoi tutto. Tu sei il Gesù, sei il nome al di sopra di ogni altro nome. E non c'è Dio al di fuori di te, Signore, perché solo tu sei il Dio, il nostro Dio e il nostro Signore. E per questo, questa sera, noi ti vogliamo rendere gloria, lode e onore al tuo nome, al di sopra di ogni altro nome. Grazie, Gesù. Lode e gloria a te, Gesù. Eh sì, Signore, tu sei amore. Tu sei un amore fedele, abbiamo detto, un amore che era talmente esagerato che non poteva contenersi in se stesso, ha dovuto generare e generare vita, Signore. Quella vita che c'è dall'inizio della creazione, Signore, ci sarà per l'eternità, Signore. È per questo che davvero questo orizzonte resta definito e resta circoscritto solo in un ambito, Signore, nell'amore. Nell'amore che tu sei, nell'amore che tu dai, nell'amore che tu proponi, nell'amore che tu davvero sei capace di continuare a generare malgrado questo male che vuole sovrastare il mondo, Signore. Signore, tu sei il nostro primo amore. Noi siamo qui perché nella nostra storia abbiamo avuto un tempo nel quale abbiamo incontrato te. E tutto è cambiato, Signore, è cambiato tutto, Signore. E sei quell'amore che ancora oggi ci fa palpitare il cuore e ci fa rimettere paradossalmente quel palpitare il cuore del momento dell'incontro con te, ci fa palpitare e rimettere a posto i battiti del nostro cuore ogni volta che ci sintonizziamo in te. Cioè, facendo calmare il nostro cuore, facendolo ritornare in quella speranza che stiamo proclamando, facendo ritornare in quella pace, in quella gioia straordinaria. E Signore, vogliamo cantartelo, che tu sei il primo amore, Signore. Vogliamo cantartelo e non dimenticarcelo mai, Signore. Grazie, Gesù. Riuscivo a credere che sei venuto proprio verso di me e hai cercato e mi hai salvato attirandomi a te. La grandezza del tuo amore.
riuscivo a credere che sei venuto proprio verso di me. Mi hai cercato e mi hai salvato, attirandomi a te, al cuore tuo, quell'immensa grazia dentro di te. Tu l'hai mostrata sulla croce per me. La grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò mai ricambiare il tuo amore. Io Gesù, ma posso solo darti tutto il mio cuore, Signore. Ti amo, ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signore. Io corro tra le tue braccia gridandoti che non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora, per sempre sarai mio primo amore. Ti amo, ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signore. Io corro tra le tue braccia gridandoti che non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora, per sempre sarà il mio primo amore. Alleluia. Il mio primo amore, per sempre sarai il mio primo amore. Mio primo amore. Amen. E sentivo, Signore, che questo amore era in questo momento come l'immagine mi veniva di una zattera. Quando si è sbattuti in mezzo alla tempesta, Signore, e ci resta solo una zattera, e qualcuno di noi è sbattuto in mezzo alla tempesta, Signore. Ma proprio per quell'amore trova quell'aggancio da restare sempre attaccati a te, Signore. Attaccati a te, Signore Gesù. E questo è straordinario, Signore, soprattutto in questo tempo. E quello che noi abbiamo desiderio oggi di gridare al mondo è questo, che quella speranza è quella zattera. E proprio ci riporta alla parola di oggi, Signore, il Vangelo di Luca, dal 17 al 20. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù:
quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà, eccolo qua, eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli, verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno, eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo. Così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Ed è proprio quello che, quel grido, Signore, che noi possiamo essere in quel guizzo, in quella luce, dove dice, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo. E noi da un capo all'altro della terra, Signore, siamo coloro che gridano che il suo regno è qua. Lo gridiamo come, Signore? Con la nostra bocca, sicuramente. Ma lo gridiamo con la nostra vita, Signore, restando ancorati a quell'ancora, ancora adesso, quando ci dicono che forse siamo dei folli anche nel mezzo della disperazione, nei problemi, in questo tempo storico dove tutto sembra andare a scatafascio, Signore, essere ancora coloro invece che restano lì, fermi, attaccati a quella zattera, magari un po' sgarrupati anche noi, Signore, ma attaccati dicendo il regno di Dio è in mezzo a noi. Perché è qui dentro. E se davvero lui resta qui dentro, può risintonizzare questo mondo, come abbiamo detto, quell'amore che risintonizza il nostro cuore, ridandogli la pace, ridandogli il ritmo giusto e riportando tutto il nostro essere al respiro giusto, al tempo giusto, al movimento giusto e forse anche allo stare fermo giusto, Signore, e quel regno di Dio in mezzo a noi in questo momento è quello che deve gridare al mondo e ricordare questa verità. Signore, io ti benedico perché proprio in questo momento veniamo attirati da tante voci, eccolo qui, eccolo là, la speranza, è in questo, è in quello. Non sembra forse la descrizione di questo tempo storico questa parola? Davvero ci dice che sembra questo tempo storico e invece, Signore, il tempo storico ci ricorda la verità, che tu sei in mezzo a noi, Signore, hai preso dimora in mezzo a noi, non hai più da dimostrare niente se non da farci essere la tua dimostrazione, da farci essere quel prodotto d'amore confezionato, generato, pensato, generato, portato in vita, fatto crescere, alimentato e continuato a sostenere che siamo noi, Signore. Noi siamo quel prodotto meraviglioso d'amore che oggi può dire al mondo che c'è questa speranza. E oggi lo dice la nostra storia, Signore. Perché noi se siamo ancora qui questa sera, abbiamo ancora voglia di lodarti e di benedirti, è perché davvero tutta questa situazione non ci ha ancora sottomesso. Non ha ancora forgiato la nostra mente, Signore, la nostra volontà e le nostre prospettive, Signore. Anzi, Signore, noi continuiamo a tenere gli occhi rivolti verso l'alto e lì vogliamo condurre tutti coloro che, Signore, hanno desiderio di essere, che risultano incuriositi proprio dalla nostra storia. E siamo quel piccolo guizzo che è sulla terra, Signore, quella luce, quella lucina piccola che si accende di qui, di là. Noi siamo tutti sparsi in diversi posti, in città diverse, Signore, in questo tempo. Eppure da lì noi possiamo portare quella piccola luce, e quella piccola luce che è un indicatore, Signore, di te, Gesù, che sei la speranza infinita. Signore, il regno di Dio è in mezzo a noi. E tante volte noi ce lo dimentichiamo anche considerando in malo modo anche noi stessi, Signore. In realtà noi siamo, come lui dice, che nella sua opera il suo spirito fa smisuratamente al di là di quello che noi siamo pensare, fare, eccetera. Signore, in realtà vale anche per noi. Io ogni giorno voglio chiedere al Signore di essere stupita, Signore, del suo amore e di quello che io sono per lui, cioè di conoscere davvero cosa io sono per lui, per prendere sempre più possesso di questo regno dentro di me, perché non mi voglio più vedere con gli occhi miei che vedono oggi anche un corpo che non è
e che non è integerrimo come poteva essere qualche mese fa, signore, ma che vedono già la speranza. Infatti oggi mi arrabbiavo con la mia mano perché voleva stare ferma e dicevo: no, tu devi cominciare a fare quello perché sei stata chiamata a fare. E proprio gli dicevo questa cosa, ed è una cosa che non gli avevo mai detto alla mia mano, perché la mia mano non è fatta per stare lì ferma, cartocciata, ma è fatta per riprendere, rialzarsi e innalzare il Signore, innalzare il suo vessillo, sia con la bandiera, ma anche con la mia vita. E ogni cosa di noi, Signore, non è quello che sembra. E questo una volta lo Spirito me l'aveva detto. Ciò che sembra non è ciò che è. E questi occhi noi li vogliamo chiedere, davvero. Abbiamo detto una serata di liberazione, è stata detta prima, sì, dalla menzogna. Da questa menzogna, Signore, che davvero ci vuole tirare in una direzione, che ci vuole rendere schiavi, sottomessi, tristi, e vuole toglierci tutti, vuole rubarci tutti i frutti dello Spirito, Signore. Vuole rubarci tutti questi frutti preziosi che non può rubare. Apparentemente li ruba, ma se il regno di Dio è dentro di noi, c'è proprio dentro di noi quel germoglio che è una continua... Abbiamo detto che è una continua effusione, è un fiume di grazia e di meraviglia. E su questa sera vogliamo riprendere un respiro, chiediamo a Giovanni di accompagnarci con un canto e lasciamo che questo spirito ci travolga e ci riporti nella dimensione della verità. E davvero per farci riprendere ed essere ciò che noi siamo, nel nome di Gesù, per la potenza di questo sangue versato sulla croce, a gloria di Dio Padre. Amen. E ci vogliamo immergere nella sua santità, nella sua pienezza. Sì, oh Padre, noi questa sera ci siamo riuniti nel tuo nome, Padre, per ricevere potenza, per ricevere benedizioni dall'alto e per chiedere benedizioni per i nostri amici. Lode a te, oh Signore. Santo è l'Agnello, santo è
Sì, oh Padre, noi questa sera vogliamo prendere autorità, quell'autorità che tu stesso ci hai donato, mandando il tuo figlio Gesù. Noi, Signore, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti benediciamo con tutto il cuore, Signore. A te, Signore, noi eleviamo la nostra lode, questa lode in modo un po' strano, Signore, ma, Signore, noi sappiamo certi che, Signore, tu la accoglierai, come accogli ogni seme che noi piantiamo, Signore. Tutto il creato si inginocchierà al trono dell'agnello, solo a lui le lodi innalzerà al trono dell'agnello. Tutto il creato si inginocchierà al trono dell'agnello, solo a lui le lodi innalzerà al trono dell'agnello. Aimanaya shiraya mananaya Aimanaya shiraya ringraziare, Signore, lodare e benedire, perché attraverso questo canto in lingua, Signore, avevo delle immagini di tanti bottoni delle camicie che si strappavano e delle tavole con dei chiodi che venivano fuori, Signore. Ti voglio ringraziare, lodare e benedire, Signore, perché viene a liberare veramente tante persone da quelle paure, da quelle situazioni, Signore, che hanno talmente accumulato, Signore, che se li stavano portando dentro, li stavano soffocando. Grazie Gesù perché il Signore proprio viene a strappare tutte queste situazioni. E ti voglio anche ringraziare, oh Signore, per dare benedire perché ho avuto proprio questa immagine di questo ago che c'era una mano che metteva questo filo. Grazie Gesù perché stai venendo a cucire, oh Signore, una situazione particolare di una coppia che a causa di tutti questi problemi, di questa paura,
quasi si stanno dividendo, ma tu, Signore, anche lì stai mettendo la tua mano e stai portando pace e serenità. Grazie, Gesù. Amen. 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 Anch'io voglio ringraziare, scusate, anch'io voglio ringraziare e benedire papà, il Signore, lo Spirito Santo e soprattutto anche gli angeli. Perché dico gli angeli? Ieri mi è successa una cosa incredibile e sento che stasera la devo dire perché non è un messaggio solo per me. Mentre camminavo, che dovevo consegnare un sacchetto a una persona, camminando ho chiesto San Michele Arcangelo, tu che hai combattuto tantissimo e sei stato vittorioso nel tuo combattimento, insegnaci, dacci la forza a combattere tutte queste paure, tutto quello che sta succedendo, tantissime situazioni, insegnaci proprio in questo. A un tratto sento una voce dentro di me che mi dice: guarda in alto. Io guardo e vedo degli alberi spogli, quasi morti, spogli, non avevano una foglia. E mi fa: hai visto? Perché si sono alleggeriti, hanno buttato via tutto il vecchio, e sembrano morti, ma non sono morti. Si stanno ricaricando di forze per poter di nuovo fiorire in abbondanza. Sempre più verdi, più luminosi, più forti. Ecco, ognuno di voi, ognuno di noi, tu devi essere così. Butta via il vecchio, buttalo via, butta via la paura, butta via tutto quello che sta succedendo adesso. Abbandonati, raccogli le forze e vedrai l'abbondanza e le promesse di Dio sulla tua vita e sulla vita di ognuno di noi. Mi sentivo di dirlo perché non è solo per me, e in questo io voglio ringraziare veramente nostro Padre, Gesù, lo Spirito Santo e soprattutto gli angeli che sono stati assegnati a ognuno di noi. Io ti ringrazio e ti benedico, papà. Amen. E io ti ringrazio, Gesù. Volevo confermare la preghiera della sorella e la preghiera di Daniela, perché io sentivo forte già da prima le parole: ha donato loro un futuro e una speranza. E ho visto proprio l'immagine di questa unica strada dritta che aveva come fine un bellissimo paesaggio, un bellissimo tramonto, e Gesù che ci indicava a seguirla, a non rinunciare. Ecco, sentivo forte lo scoraggiamento, come se questo tempo ci volesse rubare il futuro. E Gesù invece è fedele nelle sue promesse e ci invita proprio ad avere fiducia che, appunto, come dice Santina, tante cose positive in realtà stanno per arrivare. Questo è un tempo di, come diceva lei, per lasciare andare, per ripulire, per poi rifiorire poi. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie. E grazie Signore per Matteo 7, 24, 25. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. E allora grazie Signore per questo invito a fondare la nostra fede su di te, la nostra fiducia in te, perché avendo fede in te siamo proprio nella certezza assoluta, siamo sicuri, perché tu sei la nostra roccia. E allora grazie Gesù, grazie per questa sicurezza che tu questa sera vieni a darci, questa certezza che tu sei il nostro porto sicuro. Grazie Gesù, lode e gloria a te Gesù. Tanto sei, Signore, voglio ringraziarti, lodarti e benedirti anche per un'ulteriore conferma che ci dai con il cantico dei tre giovani. È molto lungo, ma è una continua benedizione a te. Ne leggo qualche versetto. Inizia, conosciamo bene il cantico innalzato dai giovani nella fornace, dove un passo dice: benedite il Signore, opere tutte del Signore, cantate ed esaltatelo nei secoli,
angeli del Signore, benedite il Signore, cantate ed esaltatelo nei secoli, benedite i cieli il Signore, cantate ed esaltatelo nei secoli. E continua questa, una sorta di litania di benedizione che si conclude con voi tutti che adorate il Signore, benedite il Dio degli dèi, cantate, rendete grazie perché eterno è il suo amore. E voglio lodarti e ringraziarti e benedirti per l'appunto, Signore, perché anche in questi momenti che sembrano di difficoltà, o Signore, lo sono, oggettivamente, umanamente, sono momenti in cui ognuno di noi si trova ad affrontare le prove quotidiane a cui è chiamato, che possono essere problemi di lavoro, problemi di salute, problemi relazionali, o Signore, ma tu vedi ogni cosa e noi siamo certi che piano piano, con i tempi prestabiliti, ogni cosa prenderà la giusta posizione, come ci è stato detto negli esempi delle stagioni. Ogni cosa ha un inizio, ha una fine, così come stiamo vivendo adesso queste tribolazioni, verrà il momento della gioia e dell'esultanza. E in questo, sia nel momento di gioia, sia nel momento di dolore, noi ci chiamiamo, siamo qui riuniti a benedire te, oh Dio, perché sei l'eccelso che sei sopra ogni cosa. Lode e gloria a te, Santo. Santo, santo sei, oh Signore. Amen. E quindi, Marisa, vai. Sì, Signore, non possiamo che lodarti e benedirti perché tu sei venuto a portare il regno sulla terra. E oh Signore, vivere il regno vuol dire vivere nell'amore, nella pace, nella gioia, nella sapienza. E tu, dunque, la Bibbia sul de Tob, per la parola di oggi, invece di scrivere che il regno è in mezzo a voi, dice è a vostra disposizione, è alla vostra portata. Ma tu, Gesù, sei la porta. È a nostra portata, ma se noi accogliamo te nel nostro cuore, tu sei la porta, ecco che il regno è in noi. E allora ti benediciamo, Gesù, perché ti sei fatto conoscere come il vivente, non come un personaggio storico. E allora questo ha cambiato la nostra vita, perché accogliendoti nel nostro cuore, ecco che abbiamo accolto il regno, ci siamo inseriti, siamo stati inseriti nel regno. E allora grazie a Gesù per ciò che tu sei, perché ci comunichi la tua santità, ci comunichi la tua pace, ci comunichi il tuo amore, e questo dovrebbe essere la nostra forza. E la tua presenza è ciò che tu hai detto nella tua parola. Sei fedele, Signore, e noi vogliamo davvero aderire con tenacia a quanto tu hai detto e al fatto che tu sei in noi, Signore, e con te il tuo regno è con noi. Vogliamo prenderne possesso pienamente, Signore. Grazie. Al di là di tutto ciò che può succedere sulla terra, noi siamo inseriti nel regno. Grazie. Lode e gloria a te. Benedetto sei tu, Signore. Paolo. Grazie Gesù, benedetto il tuo nome. Ma il Signore mi ha dato un passo di guarigione di un indemoniato, una conferma a quello che diceva Mimmo, passo di liberazione dagli spiriti immondi, no? Però qui dice anche che questo qualcuno gli ha portato questo indemoniato a Gesù, e Gesù parla col padre di questo indemoniato, gli dice, e gli parla con lui, no? Prega insieme a lui, perché questo ragazzo sia liberato. E poi si arrabbia un attimo con i discepoli, perché dice bisogna pregare, cioè, questo genere di demoni non può essere scacciato con nessun altro mezzo se non con la preghiera. Ecco, la preghiera è avere un contatto con gli altri, parlare di Gesù agli altri, in questo caso, no? E dire che Gesù è risorto, Gesù è Dio, Gesù è il figlio di Dio. Solo queste parole i demoni tremano, perché c'è scritto che come l'hanno visto si sono spaventati e hanno cominciato a picchiare forte sto ragazzo, a farlo cadere. Però sono tutto fumo e niente arrosto, quindi con la preghiera non possiamo temere nessuno.
il fumo svanisce, no? È Dio il vero centro della nostra vita. E con la preghiera possiamo, dice, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Anche questo, la preghiera aiuta nell'incredulità. Ha aiutato il padre di questo ragazzo a credere che Gesù poteva guarirlo e il ragazzo è guarito. Signore, io ti lodo e ti benedico perché ci hai dato in mano un grande potere di credere in te, e chi crede in te nessuno potrà mai temere nulla, anche se quello sotto si scatena, ma non può niente. Ti lodo e ti benedico per questo, Signore. Grazie Gesù per questa forza che dai al nostro cuore. Quando abbiamo te nel cuore non temiamo nessuno. Ti lodo e ti benedico. Grazie Gesù, grazie. Albi? Io volevo fare una piccola condivisione, siccome per il lavoro mi trovo ad andare in un ambiente in cui, insomma, condivido la giornata con tantissime persone diverse ogni giorno, veramente, e vedo un sacco di colleghi che si ammalano proprio a destra e a sinistra, mi sento proprio circondato, e ho iniziato a fare questo, ho sentito proprio come il bisogno, proprio una cosa semplice, di farmi il segno della croce. Io sento in questo segno che mi faccio quando, non so, mi sento sotto attacco, circondato in questo senso, sento proprio la potenza di questo segno, la protezione, la vittoria che c'è in questo segno. E anche quando c'è qualche pensiero magari che arriva e negativo, di scoraggiamento, anche lì ho iniziato a fare questo segno di croce, proprio per dire che lo affido alla vittoria di Cristo, come dire, tu vieni, prenditi questo, che Cristo ha già vinto anche questa situazione. E sento proprio la protezione di questo, di questa vittoria che Cristo ha proprio conquistato per me e per noi, e volevo condividerlo. Signore, ci hai detto tante cose importanti e preziose, Gesù. La tua casa è costruita, la nostra casa, Signore, non è costruita sulla melma, sulla falsità, è costruita sulla roccia. E per questo non potrà mai cadere, Signore. È per questo davvero che noi troviamo sempre la zattera. Chiudete per cortesia il microfono. È quella zattera che in ogni tempo, Signore, ci trasporta sempre in un luogo di salvezza. Signore, ci hai detto come fare, Signore, per ricordarci dov'è costruita la nostra casa? Lodarti. Non solo lodarti noi, ma di ordinare ad ogni cosa, ad ogni situazione, di lodare e benedire te. Cioè, noi abbiamo l'autorità di dire alle cose, alle persone, che devono sottomettersi alla tua grandezza. Fuoco e calore, lodate il Signore, dicono i tre giovani nella fornace. Ogni cosa dia lode al Signore. Ogni cosa. E la nostra voce, Signore, va a risvegliare e va a riportare alla verità. E quindi ci stai dicendo che ci stai dando una nuova voce, una nuova capacità di comunicare la verità, Signore. Io ti voglio benedire. E poi, Signore, ci hai detto che è tempo di essere spogliati. E ce ne accorgiamo, Signore, anche questo lockdown ci sta dando una vita spoglia da tutte quelle suppellettili che l'avevano determinata in questo tempo, anche solo nel nostro quotidiano, dai nostri giro per negozi, i nostri aperitivi, le nostre cene e tutte le cose che noi abbiamo sempre fatto, questo ritrovarci. E questo ci spoglia, Signore, ci spoglia di cose che possono anche avere un gusto, per l'amor di Dio, non rinnego che sono cose gustose, soprattutto stare insieme agli amici è un bene estremamente prezioso. Ma, Signore, a volte ci fanno perdere il centro della situazione, abbiamo bisogno di essere spogliati, questo albero che lascia andare tutte le foglie, ma che viene preparato. E quindi noi benedirò il Signore non quando sto bene, non quando penso che le cose vanno in un certo modo, ma in ogni tempo. È per questo che oggi questa lode è ancora più forte. E per questo Paolo ci ha ricordato, aiutaci nella nostra incredulità. Come ha detto il padre dell'indemoniato, aiutami nella mia incredulità.
perché in certi momenti, quando sei proprio nella tempesta, cioè, ti viene da pensare, ma forse i dubbi sono, non è un problema avere dubbi, è il problema non restare poi ancorati alla verità. E quindi, Signore, noi vogliamo in questo momento lasciare che venga rifatto ordine nella nostra vita, nella nostra storia, delle persone che sono collegate, nelle persone che vedranno domani e dopodomani quando sarà questo video, e vogliamo dichiarare il nostro credo. Vogliamo dichiararlo non solo con la nostra bocca, con la nostra anima, col nostro essere, col nostro spirito, Signore. Che in questo momento questa dichiarazione di fede possa davvero andare a scuotere e diventare proprio come una stagione che toglie tutte quelle foglie morte, lasciando il tempo a questa generazione nuova, Signore. Signore, è un tempo nuovo e noi lo sappiamo. Noi sappiamo riconoscere i segni dei tempi, malgrado tutto, perché tu ci hai dato questi occhi nuovi. E proprio per questo, in questo momento, dobbiamo gridare parole di luce, Signore, che noi crediamo in te. Gesù Cristo, colui che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, colui che ha dato la sua vita per ognuno di noi, per ogni fratello, è venuto qui perché noi abbiamo la vita e ce l'abbiamo in abbondanza, nel nome, il tuo nome potente, Gesù. E per questo vogliamo gridarlo con questo canto che in questo momento i fratelli stanno preparando, Signore, e vogliamo davvero che sia un canto che esce dalle nostre viscere, buttando fuori anche tutta quella amarezza, quella paura, quelle che sono quelle situazioni che in questo momento stanno magari togliendoci quel gusto buono al quale noi siamo, per le delizie che papà ha preparato per noi. Grazie papà, nel nome di Gesù. Affido me stessa con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tua per sempre. Io credo.
io ti adoro e ti adorerò, io ti adoro e ti adorerò, io ti adoro e ti adorerò, io credo in te. Io appartengo a te, Signore, è per te che io vivrò, per te io canterò, io credo in te, Gesù, io appartengo a te. Te che io vivrò, te io canterò con tutto il cuore. E per te che io vivrò, te io canterò con tutto il che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuore. Amen. Signore, voglio leggere una parola che ci ha dato Mimmo collegato in streaming. Rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affidabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Dalla lettera ai Filippesi 4:4-6. Grazie Signore, grazie perché questa gioia, questa diventa un respiro, Signore. È quello che diceva Alberto prima, Signore, diventa un respiro, è vero, Signore. Il segno della croce ha sempre, stavo pensando mentre cantavamo questo credo, no? Noi lo affermiamo anche facendoci un segno della croce, Signore. E mi ricordo un sacerdote che conosco e che amo molto, che proprio finendo di pregare, soprattutto per la liberazione, lui fa, chiude con una croce, Signore. Chiude tutto e vogliamo davvero con questa gioia, Signore, che tu davvero ravvivi nel nostro cuore, Signore, e con questa croce, Signore, chiudere a tutto quello che sono i pensieri, le paure, le cose che non ti appartengono, Signore. Noi siamo pronti per un tempo nuovo e questa è la bellezza, Signore. Grazie, Gesù. Mimmo. E anch'io, Signore, ti voglio ringraziare. Perché confermo questo tempo nuovo, confermo questi foglie morte, perché adesso aprendo il Vangelo mi hai dato proprio la pagina bianca che c'è scritto solamente Nuovo Testamento. Quindi ti voglio ringraziare, lodare e benedire, oh Signore, perché ci inviti veramente di abbattere tutto quel vecchio che ci hai detto fin dall'inizio della preghiera, oh Signore, e prendere consapevolezza di scrivere una vita nuova, oh Signore, quella vita nuova che è in te e solo con te, oh Signore. Grazie Gesù perché ci invita a venire con te, oh Signore. Venite a me voi che siete affitte e stanche, io vi darò il ristoro. Quindi ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire, oh Signore. Veramente strappiamo queste camicie, strappiamo questo vecchio che ci hanno messo addosso, oh Signore. Buttiamo via questa polvere che ci hanno messo anche negli occhi e ricominciamo veramente questa vita nuova con te, oh Signore, con il papà, con gli angeli, con la comunione dei santi, oh Signore, perché questo tempo nuovo, Signore, stai preparando te per ognuno di noi. Per chi crede veramente a questo tempo, Signore, non aver paura di cominciare a fare questa strada nuova, questo cammino nuovo. E allora ti vogliamo ringraziare, Signore, lodare e benedire, perché attraverso proprio la potenza e l'unzione dello Spirito Santo, questa corazza che tu ci hai dato, questo amico, Signore,
cominciamo a camminare sulle tempeste, sulle montagne, sulle difficoltà, oh Signore, senza temere nulla ed essere testimonio, Signore, su tutte quelle persone che purtroppo si stanno facendo proprio prendere da quelle paure. Come diceva prima la Daniela, ci prendono per pazzi, fa niente, ci vogliono prendere in giro, fa niente, ma noi proclamiamo la grandezza, l'amore e la misericordia di te, Gesù. Grazie, Gesù. Amen. 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 Paolo. Ti ringrazio, Signore. Io ti vedo nelle piccole cose, no? Nel mio giardino c'è una pianta di uva nera e ad agosto ho fatto qualche grappolino, non tanto, no? Cadeva mezza marcia, mezza... E ormai ero già rassegnato. Però questa pianta mi dice di non rassegnarti, perché adesso mi sta facendo un sacco di frutta, sta maturando quest'uva ed è piena di grappoli. Quindi mi dice non rassegnarti mai, perché... può esserci la sorpresa, il Signore è sempre una sorpresa, è sempre un nuovo scoprirsi con Lui, un nuovo dire sì ogni momento al Signore, è sempre un cammino, non è mai dire boh, ho fatto un frutto, è finita lì, no? E poi mi viene in mente con la luce, no? Tu, Signore, sei la luce del mondo, la frutta matura, la luce del sole fa maturare quest'uva, fa maturare questa frutta. E tu fai maturare l'uomo, tu lo avvicini a te, lo prepari alla tua venuta, lo prepari a quel momento in cui tu ci verrai a trovare e quindi seguendo te, seguendo il tuo cammino, il tuo spirito, Signore, saremo pronti a riceverti definitivamente e vivere con te per sempre, Signore. Già da qui inizia la tua luce, il tuo cammino, già su questa terra gustiamo un pezzettino del tuo paradiso. Signore, ti lodo e ti benedico perché sei sempre presente in noi e nei fratelli, specialmente si vede la tua presenza, i fratelli che stanno a casa, perché non c'è nessuno che può dire non ho bisogno di te, Signore. Tutti dobbiamo saper dire guarda, ci sei tu, Signore, nella mia vita. Vai avanti tu, fammi strada, io ti seguirò. Alzo le mani in certi momenti perché non posso fare niente. Sono infallibile, tu sei l'unico, sei l'infallibile, sei il Dio perfetto, il Dio grande, unico. Amen. E il tuo amore fa maturare tutto dentro di noi. Il tuo amore è luce, Signore. Grazie, Gesù. Ti lodo e ti benedico. Amen. Lodi noi angeli, lodi il ciel, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodi noi astri lucenti del ciel, lodi noi mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in prodigi, grande in zio, e della terra il re. Angeli lodi il ciel, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodi noi astri lucenti del ciel, lodi noi mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande.
la terra il re. Quanta gioia, Signore, ci riempie il cuore nel lodarti, Signore. Cioè, noi dobbiamo cercare cose, situazioni che ci fanno venire gioia, noi innalziamo una lode a te e siamo ricolmi di gioia. Sembra che facciamo qualcosa per te, in realtà tu effondi di su di noi questo mare di gioia, Signore. Benedetto tu sei, grazie Gesù. Giusy, mi sembra volesse intervenire. Volevo confermare la preghiera di Paolo di prima, perché mentre Paolo parlava il Signore mi ha dato questa parola. Di nuovo Gesù parlò loro: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Grazie Gesù, grazie per questa luce che ci dai, che illumina i nostri passi. Ti ringraziamo Signore, lode e gloria a te Gesù. E che ci dai, come ci hai detto all'inizio, Signore, anche di esserlo, questo guizzo che in questo mondo illumina i passi degli altri. Proviamo anche un po' a uscire da noi, proviamo un po' anche a ricordarci che ci sono gli altri ogni tanto, sempre pensiamo che Dio è solo per noi, ma Lui non è che se dà anche agli altri a noi toglie qualcosa, anzi, se noi siamo da ponte per gli altri, tutta quella grazia che viene riversata sugli altri viene riempita dentro di noi e viene riversata dentro di noi. Cioè veramente noi, Lui è luce e ci dà di essere illuminati, ma ci dà di illuminare gli altri, Signore. Signore, è straordinario. Signore, tu non solo ci hai fatto tua immagine, ma ci hai fatto della tua stessa essenza, Signore, della tua stessa natura, della tua stessa possibilità. E questo è lo straordinario, Signore, davvero che deve davvero stupire la nostra vita. Signore, io da oggi voglio pensare in grande, e in grande, quando diciamo così, pensare sempre solo a cose grandi per me. Voglio pensare in grande, voglio pensare per l'umanità, Signore. Non più solo per questo gruppo, non più solo per la realtà che noi apparteniamo a livello nazionale, non più solo per questa chiesa, non più per le chiese. Cioè io voglio pensare per l'umanità, Signore. Chi si associa a me, Signore? Signore, chi si associa, chi crede davvero che questa cosa è possibile nel nome di Gesù, Signore? Davvero pensare in grande, esattamente come pensa Lui, a fare grandi cose. E le grandi cose sono cominciando davvero a credere che c'è una grande possibilità per ognuno, Signore. La fede porta all'esistenza le cose che ancora non sono, Signore. E come si testa la fede? Anche nelle difficoltà. Come posso dire che ho fede se non ho passato difficoltà? Se tutto va sempre bene nella mia vita, è una bella teoria, ma diventa concreta, diventa verace quando passo delle difficoltà e continuo a rimanere in quella fede. E ne sono sempre più convinto e più motivato. E questo è un dono che Dio ci ha dato ed è un motivo di gratitudine infinita e straordinaria. Io ti ringrazio, Signore. E non ti ringrazierò mai abbastanza, scusate, per questo. Lode e gloria a te, Signore. Stiamo avvicinandoci alla fine e vogliamo ringraziare il Signore davvero, sempre più convinti, perché questo ringraziare il Signore non è più solo un movimento della bocca, ma è un movimento proprio della vita stessa che parte da noi. E davvero questa gratitudine diventa la chiave per entrare e visionare non solo una parte di regno, ma viverlo tutto. E com'è che diceva Marisa prima, che l'avevamo già detto, è a vostra disposizione, il regno non è in mezzo a voi, il regno è a vostra disposizione. E la chiave cos'è? La gratitudine, la lode, la benedizione a Lui, la riconoscenza a Lui, che tutto proviene da Lui e tutto da Lui è stato consegnato a noi. Amen. E allora, Signore, voglio
dirti grazie, 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 infinitamente grazie. Voglio ringraziarti per questi fratelli che hanno innalzato le lodi con noi, per tutti coloro che sono collegati, hanno scritto tantissime cose, che però non, purtroppo non si riesce a seguire tutto da una parte e dall'altra, ma Signore, io voglio dirti grazie perché in questo momento non ci stiamo scoraggiando, perché in questo momento abbiamo ancora voglia di lodarti e di benedirti, Signore, e sappiamo che davvero c'è un motivo e non è una solo una follia della nostra mente, ma c'è un motivo che muove dentro di noi questa speranza, e sei sempre tu, Gesù. Lode e gloria a te. Allora ti facciamo una carrellata dei fratelli, Alberto e Laura. Ciao, buonanotte. Grazie. Benedizioni nel nome di Gesù, una settimana veramente benedetta. Amen. Mari, Mariangela, che ne avevo due. Sì, Lode, buonanotte a tutti. Benedizioni, benedizioni per tutti. Marisa? Sì. Un augurio a ciascuno di noi di trovare pace nella piena fiducia in Lui e nel suo amore e nella sua presenza. Giusy? Buonanotte a tutti, benedizioni abbondanti su tutti voi e su tutte le vostre famiglie. Grazie Gesù. Allora, Giovanni, Pina, e poi c'è una bellissima bambina anche lì. Ma facciamo salutare anche da lei? Buonanotte. Non ci saluti? Buonanotte. Buonanotte da Gemma. Gioia. Mimmo? Mimmo, hai il microfono spento. Anch'io benedizione a tutti e veramente auguro a magari a quelli che sono un po' più lontani da noi anche in questi momenti di avere la forza di ringraziare, lodare e benedire il Signore che andrà tutto bene. Benedizione per tutti. Buonanotte. Paolino? Benedizione e luce, perché la luce vince le tenebre. Grazie Gesù per questa possibilità. Ti lodo e ti benedico. Benedizione a tutti. Amen. Santi? Buonasera a tutti. Voglio dire un'ultima cosa. Avere paura è normale. L'importante è non diventare vittime della paura. Quindi, forza, che noi non siamo soli, neanche per un istante, perché Dio è con noi H24. Quindi, amen. Dai ragazzi, forza, grazie, papà sì. È con noi. Amen. Un abbraccio a tutti, vi amo tutti e benedizioni abbondanti e a tutte le persone, a tutte le nazioni. Allora ricordiamo ai nostri fratelli che giovedì prossimo saremo insieme a Corrado Salmè, faremo un tempo di lode, ci sarà un momento di insegnamento, ma sempre tutti uniti come cuori. Adesso vi dico questa cosa, scusate, in coda, ho sentito la predicazione di Padre Luigi e Padre Luigi ha ricordato una cosa sabato scorso, dicendo un'immagine che il Signore mi aveva dato tempo fa, infatti l'ho comunicato anche a lui e qualcuno lo sa già perché l'avevo già detto, che io avevo visto un'immagine dell'Italia coperta da una rete e dicevo al Signore, Signore, come mai tu sei colui che libera e c'è questa rete sopra l'Italia? E lui mi diceva, ma la rete che io costituisco non è una rete che lega, è una rete di cuori uniti attraverso l'amore. Ebbene, Luigi ha detto la stessa cosa nell'omelia di sabato sera, che proprio quest'Italia viene coperta da una rete d'amore. Ecco, noi insieme, uniti in questo canto d'amore, Signore, stiamo formando questa rete che non solo salverà l'Italia, Signore, ma l'abbiamo dichiarato, ma il mondo intero. Amen. Allora, grazie infinitamente, vi benedico. Sono felice di essere qui anche se con un po' di fatica, ma felice, ma proprio felice, avevo proprio bisogno di questa lode, ne avevo bisogno prima io di tutti voi. E quindi, emozionata. Grazie, grazie, buonanotte. Alleluia, lode a te. Grazie. Buonanotte.
Aspettate, non capisco se aspettate, devo